È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 31. Azzura teneva le mani strette sul volante. Il sole stava per tramontare e i suoi ultimi raggi attraversavano il parabrezza, illuminandole il viso con un'amabile luce chiara. Non era la prima volta che stava all'aria aperta, eppure questa volta era diverso. Sebbene attorno a lei ci fossero mura di acciaio, lei si sentiva estremamente libera. Accanto a lei si vedeva Dave che sfoggiava uno dei suoi sorrisi più belli che gli avesse mai visto avere. Lo squadrò con la coda dell'occhio sorridendo a sua volta, e adesso era diverso, sentiva di poter guardarlo senza sentirsi in dovere di fare altro o di pensare ad altro. Perché adesso non c'era più alcun timore di essere portati in laboratorio, non c'era la paura di non poter più rivedere casa, non si sentiva più in dovere di farlo per sentirsi viva. Adesso poteva stargli vicino perché voleva farlo, non perché doveva. Harry se ne stava seduto dietro. Per loro sfortuna non c'erano altri sedili. Difatti lui, Lux e Will stavano seduti a terra con le schiene contro gli sportelli. Il riccio si fissava le mani dove poco prima stava impugnando la pistola e aveva sparato senza pensarci due volte, ferendo una delle poche persone che riteneva buone in quell'istituto. Questione di sopravvivenza, si trattava di quello, e aveva odiato il modo in cui la Grimbel l'aveva guardato e deriso, non ritenendolo propriamente capace di premere il grilletto. Ma forse non era una giustificazione valida. «Dove stiamo andando?» chiese William guardando Azzurra, che lo guardò a sua volta attraverso lo specchietto retrovisore. «Sto cercando di capire dove ci troviamo ancora. Nessuno si ricorda la strada di casa qui. Ci metteremo un po'», borbottò osservando alcuni alberi passarle accanto. Redwood era nel bel mezzo di quello che sembra un bosco, e quello lei lo aveva sempre sostenuto, poiché aveva sempre fatto attenzione a tutte le possibili vie di fuga. Ma ogni qualvolta che i suoi occhi vagavano per l'area dell'ospedale, vedeva e riconosceva solo alberi di pino, una boscaglia fitta e il sole che nel pomeriggio spariva tra di essi. Lux si alzò e si avvicinò al posto del conducente. Osservò il sentiero che aveva preso l'amica e cercò di orientarsi. Ma non credeva di aver mai visto quel bosco nella propria città. Cerca di farci uscire di qui il prima possibile. Siamo ancora nel territorio della Grimbel. Appena saremo in strada, ti dirò io dove andare, le disse poggiando una mano sulla sua spalla e sorridendole. Dopo più di un'ora fece capire qual era la sua unica preoccupazione. Aveva paura di essere raggiunti dalla dottoressa e di essere trascinati indietro, e non lo avrebbe permesso, non di nuovo. Riprese posto vicino a Will e sorrise anche a lui. «Cosa farai, quindi?» Il ragazzo scrollò le spalle. «Farò il barbone fino a quando qualcuno non passerà e mi riconoscerà. Potrei andare in giro a chiedere se mi conoscono. Sarebbe divertente vedere le loro facce confuse mentre spiego loro di essere un esperimento», disse risacchiando mentre le dita della mano sinistra si muovevano freneticamente sulla coscia, come se stesse appunto premendo dei tasti. Non aveva conosciuto Will come aveva avuto l'occasione di conoscere Dave e gli altri, ma Lux aveva capito fin da subito che uno degli aspetti più importanti di lui era il suo sarcasmo, che poi accompagnava tutte le altre parti del suo carattere. «Potresti stare con noi, non so esattamente cosa succederà d'ora in poi, ma non sarebbe male stare tutti uniti», disse lei osservando le sue mani. Ne era rimasta affascinata fin dal primo giorno che l'aveva incontrato. Ma adesso, grazie alla luce, riusciva a notare una piccola cicatrice sulla mano sinistra, che fino ad allora non aveva mai visto. «Ne terrò conto, Katniss, ma io preferisco lavorare da solitario. I gruppi prima o poi si sfasciano, e non mi piacciono gli abbandoni». Lo disse in modo così neutro che Lux pensò che fosse senza cuore. Ma la verità era che Will ne conosceva le più minime sfaccettature di quel senso di abbandono che già si sentiva addosso. Lux annuì distrattamente. In fondo lei non era nessuno per costringerla a seguirli. Perché nemmeno lei sapeva dove sarebbero andati e cosa avrebbero fatto. «Lux,
La richiamò Dave. «Dove siamo?» mormorò guardandola. Senza nemmeno accorgersene, si erano ritrovati in strada. Azzurra non riusciva a controllarsi. Il piede premeva sull'acceleratore e superava alcune auto senza alcun tipo di timore, tanto che Dave dovette guardarla male affinché rallentasse. Si avvicinò nuovamente ai due, osservando la città prendere forma, mentre le ruote del furgone sfrecciavano veloci sull'asfalto. Gli alberi iniziavano a diminuire e Lux non poteva fare a meno di puntare gli occhi su un edificio in particolare, che sorgeva sulla loro destra, circondato da tutto quel verde che era il bosco da cui erano appena usciti. «Questo è l'ospedale dove lavora mio padre», disse aggrottando la fronte. «Allora possiamo andare a chiedere aiuto», esultò Dave mostrando fin troppo entusiasmo, intimando ad Azzurra di accostare, ma lei non lo fece secondo ordine di Luxia. «Non so nemmeno se è di turno, non è sicuro farci circondare da altri medici. Potrebbero non crederci e riportarci a Redwood», spiegò velocemente. Le mani le tremavano un po' e un sorriso sincero le adornava il viso. Non riusciva a credere ai suoi occhi. Davanti a lei si estendevano le strade in cui da bambina passava interi pomeriggi. La città in cui era cresciuta con amore e affetto. Era a casa. Disse ad Azzurra di svoltare a sinistra dopo il primo semaforo. Intorno a loro vi erano tante di quelle case che persino gli altri si sentirono bene, anche solo a vederle, perché la vista delle case poteva significare una cosa soltanto. C'erano riusciti. Azzurra continuò a seguire le indicazioni di Lux e quando le chiese di accostare davanti ad una delle case dal tetto marrone e dalle mura bianche, con un giardino ben curato ed una macchina, una Volkswagen Polo rossa per l'esattezza, capì che dovevano trovarsi a casa della stessa ragazza e un senso di malinconia l'assalì. Il solo pensiero di non poter vedere Skylar perché non ricordava casa la distruggeva e forse era anche peggio di vivere a Redwood. «Aspettate qui, va bene?» disse Lux guardandoli. «Voglio assicurarmi che sia tutto a posto prima di farvi entrare», spiegò loro prima di scendere dal furgone. Un'ondata di vento le si scontrò in viso, facendole svolazzare i capelli davanti al viso. I piedi si mossero con una velocità smisurata, calpestò l'erba che sua madre apparentemente aveva falciato da poco e quando vide la sua bici un po' arrugginita e malandata contro il recinto che delimitava il loro terreno da quello dei vicini, non poté che ridere. Rideva perché era felice, spaventata, certo. Ogni parte del suo corpo fremeva di felicità come mai prima di allora. Bussò 6 volte facendo quella tipica melodia che lei e sua madre tendevano a fare nel bussare. Era come un segnale che si erano imposte fin da quando era bambina per farsi riconoscere all'istante. La porta si spalancò quasi subito. Davanti a lei apparve una donna poco più alta di lei. I capelli neri erano raccolti in un chignon mosso e scombinato. Alcune ciocche le coprivano il viso dalle guance tinte di rosso. Gli occhi azzurri si piantavano sul viso infossato della figlia. Fece per dire qualcosa, ma era senza parole. Avvicinò a sé la figlia e la strinse in uno degli abbracci più caldi e accoglienti che Lux aveva mai avuto. Le guance di Tiana adesso erano bagnate da lacrime amare. «Non dovresti essere qui, Lux», sussurrò allontanandosi da lei e tirandola in casa per un polso. «È il primo posto dove verranno a cercarti», disse con voce spezzata, tenendo le mani a coppa sul viso di sua figlia, accarezzandole le guance teneramente. Lux si poggiò le mani sulle guance e chiuse gli occhi per qualche istante, per assicurarsi che fosse tutto vero, e quando li riaprì, Tiana era proprio davanti a lei, qualche passo di distanza, con il grembiule da cucina a coprirle buona parte del corpo e con occhi colmi di lacrime. «Mamma, devi aiutarmi», sussurrò lei, senza fiato e voce. Non riusciva a guardarla in quello stato e si sentiva quasi in colpa per il sorriso che continuava ad avere. Tiana si allontanò portandosi le mani fra i capelli. Si voltò per la vergogna. Il cuore le tremava nel petto e un'orribile amarezza le venne alla bocca. «Tu non capisci, Lux». Le parole le morirono ancora una volta in gola e quando si girò a guardarla rivide la bambina che aveva cresciuto, la sua piccola Lux, che adesso stava davanti a lei a chiederle un aiuto che lei non poteva offrirle. «Noi siamo Redwood, io e tuo padre», disse avvicinandosi a lei prendendole le mani e continuò. «Anni fa
Fu offerto a tutti i tirocinanti dell'ospedale dove tuo padre tutt'oggi lavora di partecipare ad un progetto che avrebbe contribuito a farci imparare. La dottoressa Plum era la migliore in circolazione. Avevano solo studenti. Volevano imparare, ma nessuno credeva che si trattasse di fare esperimenti su degli esseri umani. Esperimenti che li cambiavano, disse, e a quelle parole Lux si liberò dalla sua presa, indietreggiando fino ad incontrare la porta con le spalle. Una terapia di 5 fasi, così la chiamava lei. E non credevamo lo facesse per loro. Persino la 5ª fase, avere dei bambini sotto gli effetti di quella sostanza, il concepimento doveva essere volontario, ma lo scopo non era quello di farli riprodurre e basta. La dottoressa Plum voleva un'intera legione al suo servizio. Voi siete quei bambini, Luxia. Non sono la tua vera madre, Lux, ma credimi se ti dico che non credevo di poter essere così felice avendo te al mio fianco, disse avvicinandosi nuovamente a lei singhiozzando. Ti ho amata come se fossi mia e ho combattuto per far sì che tu non finissi in quell'inferno. Ci ho provato, disse coprendosi il viso con le mani e lasciandosi andare ad un pianto soffocato. Lux si sentì morire per l'ennesima volta. Tutte le certezze si frantumarono di nuovo. Il suo piccolo castello di ricordi si dissolse nel nulla. Eppure, davanti a lei non vedeva una donna qualunque, vedeva sua madre, la donna che le aveva insegnato a camminare, che l'aveva consolata dai commenti cattivi delle sue compagne, che l'aveva rassicurata ogni qualvolta ce n'era stato bisogno. Deglutì cercando di alleviare il nodo che le si era formato in gola. Poggiò le mani sulle spalle della donna sforzandosi di sorridere. Non è colpa tua. Per quanto tu possa farmi stare male, io ti voglio bene. Sei mia madre e questo non cambia, disse. Adesso anche lei sembrava voler piangere, ma si costrinse a non farlo. Aiutami, mamma. E quando Tiana la guardò si sentì sprofondare, consapevole che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visto sua figlia. Si allontanò prendendo dal mobile vicino una busta marrone e gliela porse. Lux si affrettò a prenderla e l'aprì, sbirciando al suo interno. «Soldi?» chiese in confusione. Diana si asciugò velocemente le lacrime. «Quando Eva mi ha chiamata informandomi della vostra fuga, ho subito pensato che saresti venuta qui. Devi scappare, Lux. È proprio qui che ti verranno a cercare per prima. Devi andartene il più lontano possibile e cercare James Collins». Quel nome riprese a rimbombarli per la testa. Un nome che di base per lei non aveva nulla, ma apparentemente per tutti a Redwood era fondamentale. Lux si accigliò. «Chi è James Collins?» «Tuo padre, il tuo vero padre», disse specificando. «Non abbiamo molto tempo, tesoro, devi andare». E la strinse in un abbraccio che però Lux non ricambiò, troppo impegnata a cercare di capire appieno quello che le aveva detto Tiana. E adesso a richiamare la sua attenzione c'era la persona che si trovava davanti alla porta che portava alla cucina, che la scrutava con un'espressione mista alla sorpresa e alla felicità. Elise. Lux sgranò gli occhi guardandola. Non era cambiata per nulla. I soliti capelli scuri, tipici della famiglia, le ricadevano mossi sulle spalle e una giacca di pelle a caratterizzare quel suo solito stile da finta dura. Tiana si allontanò dalla figlia e guardò sua nipote con del disappunto. «Elise, ti avevo detto di smettere di entrare dal retro», e cercò di camuffare quel suo stato di tristezza, ma adesso era più allarmata di prima. Elise si precipitò ad abbracciare Lux, stringendolo a sé. «Com'era la Francia? Tua madre dice che sono molto severi e non ti danno il permesso di vedere nessuno. Avresti potuto farmi una telefonata e dirmi che arrivavi. Per fortuna ero nei paraggi. Per quanto resti?» E continuò a fare osservazioni simili e a blaterare su quanto le fosse mancata. E anche Lux era felice di vederla. Ma sarebbe stato meglio in circostanze diverse, però. Elise, però, le diede sicurezza, tanto che riprese a ragionare con più velocità. «Dovete andarvene», disse Tiana spingendo entrambe verso la porta. E proprio quando Lux aprì la porta, sotto le lamentele di Elise, dalla cucina apparve la figura imponente di Fred. «È qui!» urlò voltando il busto verso la porta sul retro. Tiana sbiancò, spingendole fuori da casa e chiudendosi la porta alle spalle. Elise la guardò. Adesso sembrava intimorita e solo allora si accorse dell'etichetta che aveva Lux sul petto. Esperimento 8326. «Luxia, cosa sta succedendo?» balbettò.
Lux serrò la mascella e prese per il polso Elise correndo verso il furgone. Sua madre, del resto, era una di loro. Ma questo suo pensiero sparì quando sentì due colpi di pistola e la porta si aprì e uscì Fred con il camice sporco di sangue. Lux lo guardò e delle lacrime le rigalarono il viso inevitabilmente. Elise urlò coprendosi la bocca con una mano. «Corri!» le urlò Lux mentre Fred prese a rincorrere a sua volta. Will aprì la portiera scorrevole del furgone. Aveva sentito lo sparo e quando vide Lux correre capì che stavano per essere presi nuovamente. Lux si catapultò all'interno del furgone insieme ad Elise. «Vai, vai, vai!» urlò ad Azzurra, che partì in quarta causando ai motori dei danni che non sarebbero stati permanenti. Continuò a quella velocità. Lux rimase seduta a terra, tenendosi la testa fra le mani. Ancora una volta qualcuno era morto per colpa sua, e quel qualcuno era sua madre. «Si può sapere cosa è successo lì fuori?» le urlò contro Dave, ma Lux non riusciva proprio a rispondere. Elise rimase immobile. I suoi occhi erano puntati sul ragazzo dai capelli ricci, che negli ultimi mesi non aveva fatto altro che sognare e rimpiangere. Il suo cuore stava esplodendo e non sapeva se fosse dovuto allo sparo o al ragazzo che le stava davanti e che la guardava, forse con lo stesso stupore. «Harry!» sussurrò e si protese verso di lui, allacciando le braccia dietro al suo collo e abbracciandolo. Iniziò a singhiozzare, sentendo il suo intero corpo cedere alle stesse sensazioni di un tempo. Harry guardò all'istante Lux, che sembrava stupita quanto lui, ma lei distolse subito lo sguardo verso Azzurra. «Forse è meglio così», pensò Luxia.